Sono state oltre 30 le società e i CEO premiati in occasione del secondo appuntamento del 2017 dei Le Fonti Awards, svoltisi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, lo scorso 24 marzo, col patrocinio della Commissione Europea. Il filo conduttore della serata è stata l'eccellenza. Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, consulenza IT, il premio va a GFT Italia. Per essere in grado di unire capacità consulenziali, creative e tecnologiche con una cultura di innovazione e conoscenze specialistiche del settore finanziario per trasformare il business del cliente. Buonasera, buonasera, buonasera. Mettetevi bene, ecco qua, perfetto. Grazie. La vostra azienda ha vinto il premio Le Fonti come eccellenza dell'anno nell'ambito della consulenza IT. Come commenta questa vittoria? Ma intanto come una sorpresa, perché io di natura mi lamento sempre che non siamo mai all'eccellenza. Poi, come sempre, è il mercato che risponde e non sono i nostri pensieri, quindi questa premiazione è molto ben gradita e ci dà uno stimolo ulteriore per andare avanti. Di recente avete promosso la Digital Innovation con l'inaugurazione del nuovo lab in Spagna. Di cosa si tratta? Sull'Innovation Lab in realtà l'argomento è un po' più ampio. Siamo partiti con la Spagna perché sul mercato nostro di riferimento, che è retail banking, la Spagna, che ci piaccia o no, è il mercato più avanzato. In realtà abbiamo aperto ulteriori 3 lab, uno in Inghilterra, uno in Germania e uno in Brasile, poi Italia e Spagna condividono il lab che sta in Spagna e che di fatto è il driver per tutti quelli che sono i pensieri che andiamo a sviluppare per costruire l'offerta del domani. GFT ha registrato una crescita a 2 cifre per l'anno finanziario 2016, quali novità per il 2017? Preferisco non parlare del budget 2017 in termini finanziari, però in termini di investimenti che andremo a fare, ci concentreremo molto su quello che sono le tematiche di machine learning, di robot automation e di intelligenza artificiale. Detto ciò, da un punto di vista finanziario abbiamo dato una guidance qualche giorno fa, non siamo a 2 digit ma ci avviciniamo.